Bene, buonasera a tutti gli ascoltatori, siamo un po' in anticipo, ma proprio perché per garantire la qualità della diretta video vado a sfumare la sigla, non ho ancora nessuno in linea, ma vi ripeto, siamo in anticipo, fra due minuti partirà la diretta video, intanto ne approfitto per annunciare la 57esima puntata del Giannizzero, con sempre delle belle novità, alzi il livello soprattutto di impostazioni, in quanto oramai è un tutt'uno con la diretta video, è chiaro che sto togliendo ascoltatori al podcast, ma allo stesso tempo mi sento di dire che siamo più efficaci in determinate spiegazioni. Oggi il protagonista è questo wargame, The Last 100 Yards, gioco secondo me abbastanza controverso, direi, in quanto ci sono sicuramente dei buoni spunti alternati a dei casi piuttosto, non dico oscuri, ma forse anche inutili. Adesso poi lo vedremo in diretta, prima vi spiegherò velocemente il gioco, poi andremo a giocare lo scenario. Non sarà l'unica puntata dedicata a questo sistema, perché in ogni caso è qualcosa di innovativo, lo definirei un attempt, un tentativo di fare qualcosa di nuovo. Secondo me, da un lato, ci sono delle buone idee, probabilmente non c'era questo bisogno di fare un nuovo gioco, forse sono piuttosto negativo sul proseguo di questo sistema, però vi ripeto, in ogni caso, giocando, e devo aspettare di giocarlo con un avversario, devo dire che molto probabilmente è meglio. Ciao Claudio, benvenuto. Ho anticipato, vi ho anticipato tutti, stavo facendo solo il preambolo proprio per garantire la qualità della diretta video, e ti saluto Claudio, sei sempre il primo. Dicevo, Claudio, per riassumere questo The Last 100 Yards, luci e ombre, pro e contro. Ciao Paolo, ecco, ricordo anche Paolo che ha presentato finalmente il suo nuovo gioco in un periodo particolare poi della storia d'Europa. Spero di averlo in trasmissione proprio per presentare il suo gioco. So che già sta preparandosi per il lancio pubblicitario di questo wargame, forse più wargame, dal titolo La Belle Époque. E via, partiamo con la sigla del video. Ho ancora il microfono disinserito, devo assolutamente ricordarmi di attivare il video. Ecco, decremento un pochettino il volume. Che dire, Paolo, tu che sei anche designer, io non sono designer, quindi delle volte magari posso dire anche delle superficialità, però un sistema nuovo nel panorama, diciamo, affollato del wargame tattico come The Last 100 Yards, vi ripeto, forse non ci serviva. In ogni caso è spunto per parlare anche degli altri tattici, tanto è vero che spero questa settimana, se non la prossima, di parlare di Fighting Formation. Ecco, stiamo andando in diretta video. Bene, ed ecco qua, buonasera, ecco, vado ad attivare, buonasera a tutti ragazzi, stavo dimenticando come al solito di attivare il microfono, perché tra podcast e diretta video delle volte si possono avere dimenticanze, invece ho attivato il microfono, l'audio dovrebbe essere migliorato, diciamo, in maniera esponenziale, in quanto ho cambiato tipologia di microfono. Spero anche che il podcast, con la nuova tipologia di microfono che vedete, ho appeso per il podcast il microfono, non so se devo amplificarlo, ma ho controllato l'audio e mi sembrava accettabile. Non abbiamo ospiti in studio oggi. Perché? Perché purtroppo, se ho capito bene, questo The Last 100 Yards non è arrivato a tutti coloro che l'hanno ordinato, e chi ce l'aveva in P500 ha subito dei ritardi, quindi ci sono poche copie in giro, quindi posso capire che molti magari lo desiderano, ciao Pietro, benvenuto, ma non gli è ancora pervenuto. Vi aiuterò in questa sorta di cavalcata attraverso The Last 100 Yards, e ribadisco, non sarà l'unico episodio, perché mi dà spunto questo sistema tattico, assolutamente tattico a livello di squadra, anche se l'attivazione poi arriva per compagnia e plotone. Devo dire che
mi aiuterà a prendere in considerazione altri tattici. Pietro non è molto contento, ho letto dai suoi, dalle sue considerazioni che questo gioco lo lascia un pochino perplesso. Condivido le tue perplessità, Pietro. Paolo mi dice: consideriamo sempre che se consideriamo la stessa categoria le simulazioni di scatole e quelle con miniature sui diagrammi dimensionali, esistono più regolamenti tattici che giocatori disponibili. Certo, Paolo, è vero, non ti preoccupare, quando scrivi di getto può accadere il raddoppio di una parola, capita spesso anche quando siamo in diretta audio. Sì, abbiamo tanti regolamenti tattici, te l'ho detto Paolo, te lo ribadisco, questo The Last 100 Yards, vado a fare intanto una panoramica sulla tabella, provo anche con la diretta con la mia manina che appare, vado anche a provare, visto che fra poco cominceremo la nostra lunga cavalcata, non penso che riusciremo a terminare il discorso oggi cercherò di farvi capire il sistema, perché vi ho detto, per coloro che non sono tanto addentro nel mondo del wargame, dipende da me, Bruno non lo so, probabilmente probabile che problemi di linea sì, può essere, purtroppo in questo caso non è che posso risolverlo al volo, può darsi, io sono anche, dipendo anche da linea internet, generalmente è buona la linea internet, magari vado a controllare proprio perché mi avete detto di questo problema senza attivare l'audio, così non avete, ecco, vado a vedere un attimo, vediamo un po', dovrebbe forse stabilizzarsi, adesso vediamo un po' se riesco a stabilizzarla, magari vado a spendere il cellulare per ottimizzare la banda. Allora, dicevo questo The Last 100 Yards, vado a mettere intanto la diretta sul wargame. Ecco, in realtà ho piazzato il primo scenario, sto parlando della Mission 13, Bridge 10, questo scenario che si svolge durante il periodo di Market Garden, siamo esattamente il 18 settembre, vado a mettere in evidenza la tabella missione. Ciao Rolando, benvenuto. Ecco, per coloro che vogliono approcciare questo sistema e lo trovano magari il manuale un po' complesso, è difficile, il mio consiglio solitamente, prendi counter e piazza, in questo caso non è molto vincente, perché purtroppo in questo caso il manuale, l'ho detto, non è che sia scritto poco chiaramente, è un pochino, se non tanto, organizzato male. E quindi si fa fatica a trovare i concetti chiave, cioè spesso e volentieri, ma questo l'avevo notato anche in Nesky a livello minore, però i concetti chiari che devono essere messi in evidenza si perdono nel marasma delle novità che in ogni caso di cui questo wargame è infarcito. Quindi piazzare, trova i counter e piazza, no, non va bene. Il mio approccio consigliabile è: ok, prendiamo la tabella missione, in questo caso la Mission 13, vi ricordo è un piccolo episodio dell'82esimo presso Nimega, dovrebbero, la loro missione era catturare 4 ponti lungo il Val, lo dico diciamo come è scritto il nome del fiume, con diciamo a fortune alterne, e qui siamo all'attacco del ponte 10. Antonio Battilani, che è un esperto di questa operazione Marigard, mi diceva: questo chiaramente è uno scenario secondario che tutto sommato è difficile anche ritrovare nel libro che citavo, ciao Damiano, nel libro che citavo di Antonio, A Far Bridge. Ma in ogni caso ho visto che queste unità sono presenti in qualche ordine di battaglia. Perché è difficile trovare questo particolare episodio del libro di Antonio, che ci ha colpito molto per completezza dal punto di vista dell'ordine di battaglia? Perché quando uno legge il libro di Antonio, e spero di averlo in trasmissione prossimamente, oggi non lo so se riuscirò a chiamarlo, ho spento il cellulare proprio per ottimizzare la banda, e il libro di Antonio è più a livello operazionale a partire dal battaglione, certo si elenca qualche compagnia,
In questo caso, ecco, parlando della scala di The Last 100 Yards, torno in diretta, ma vado anche sul gioco. Vedete queste unità, queste tre unità sono tre protoni che fanno parte della compagnia. Ciao Diego, benvenuto. Ecco, in pratica dovete considerare The Last 100 Yards come un gioco a livello di squadra, perché poi alla fine ogni plotone, vedete il primo plotone è diviso per squadre, a livello di squadra, ma l'attivazione avviene per compagnia. Che cosa intendo? In questo scenario 13, nella fattispecie, vado ancora a mettere in evidenza la mission 13, aggiungo la lavagna in maniera tale che posso mettervi in evidenza, ecco qui, ho aggiunto la lavagna, ecco, metto il colore rosso per... ecco perché il mio poi consiglio non va bene, perché molti, e io mi metto in questo gruppo, non riescono a capire non le mission objectives, ma già questo piazzamento, perché vedete che abbiamo la compagnia Airborne Able, e questa compagnia Able la trovate all'inizio, quando si parla di compagnia Able ci sono da prendere, torno in diretta, le unità col circoletto rosso, ecco, le metto in evidenza, 1, 2 e 3, vedete? E questa compagnia Able però è supported da una sezione machine gun e ha due sezioni di mortai. Cosa significa? Significa che in questo scenario dovete prendere tutta la compagnia Able, che appunto, vi ripeto, è formata da tre plotoni, bene, poi prendete la, ecco qui lo metto in evidenza, prendete, lo segno anche con la mia lavagnetta, prendete la machine gun section, ecco, plotone col suo leader, vedete, adesso andrò a spiegare, rimetto questi counter molto velocemente, rimetto in prima posizione i leader, e questi sono i protagonisti dello scenario, ripeto, del Breach 10. In aggiunta abbiamo due sezioni di mortaio, poi ve li farò vedere in diretta, sono praticamente due omini, ciao Antonio, Federico, benvenuto, e sono praticamente due omini che servono per effettuare il fuoco del mortaio. Attenzione, questo gioco tattico mi piace come approccio, perché anche se è scontato, la prima considerazione che fa Mike Denson è sull'importanza dei mortai per quanto riguarda l'appoggio alla fanteria, e dice chiaramente che grandi perdite sono derivate dai mortai e dall'artiglieria in appoggio, quindi su questo ha ragione, completamente ragione. Spesso e volentieri qualche tattico mette poca, diciamo, benzina, diciamo, mette pochi mortai o non ci fa capire bene l'effetto del mortaio. Questo sistema lo vedremo, vi faccio vedere magari la tabella 1, dedica un'intera sezione ai mortai, ecco, la metto qua in evidenza, e tutto sommato è una delle novità di Mike Denson, ci ha narciso, è una delle novità di Mike Denson, e tutto sommato è molto molto condivisibile. E quello che mi ha lasciato un attimo sconcertato è che da una sorta di livello di preparazione del fuoco, poi la risoluzione è molto semplicistica. Cioè, se io mi aspetto, vi faccio capire il mio discorso, torno in diretta, io mi aspetto che se il gioco ha un livello di preparazione dal punto di vista del movimento delle armi, non dico complesso ma dettagliato, mi aspetto anche che la riduzione del fuoco sia un pochino più strutturata, mentre qui abbiamo una buona preparazione ma poi una risoluzione che si esplica in un semplice tiro di dado. Questo può piacere o non piacere, ma mi pare che il designer abbia dedicato tanto tempo a determinati particolari di preparazione alla battaglia, ciao Max, mentre per la risoluzione del fuoco mi sembra che è rimasto un po' troppo sul generico, cioè tratta il tattico molto bene nel preambolo, ma dopo della risoluzione diventa molto semplicistico. Ecco, questa io direi la prima critica. Ma torniamo alla mission 13. Quindi voi piazzate l'intera compagnia Able, mentre per il tedesco, vedete, dovete capire, piazzate il primo plotone che appartiene alla terza compagnia,
e praticamente ve lo dice il tenente Wagner e tre sezioni. Quando dico tre sezioni, attenzione, intendo una squadra e il secondo plotone e altre tre sezioni del tenente Moller sono aiutate, sono supportate da una machine gun e una FLAC 38. Pulisco la lavagna un attimo. Ecco, FLAC 38 che probabilmente è la, diciamo, l'arma più potente. 8 step. In realtà cosa significa questo numero fra parentesi? Sono il numero degli step delle unità. Praticamente se abbiamo tre plotoni, torno in diretta, ecco, questi sono, ogni pedina rappresenta 2 step, 2, 4, 6. Attenzione, il leader non rappresenta step, quindi 16, 6, 12, 18, più la MG section, 19. Ecco come si arriva a capire gli step, e la stessa cosa per i tedeschi. E sono solo 8 step, quindi qui c'è un'inferiorità numerica. Ecco, qui bisogna capire già come è composto il countersheet, come dobbiamo trattare l'unità. Vado un attimo a fare una panoramica sui counter. Vedete, per oggi mi limiterò solo ai scusate, vado ad attivare anche in questo caso la mia lavagna digitale, metto il colore rosso per avere. Oggi mi occuperò solo dei marker, o meglio dei counter di fanteria. Ecco, è opportuno spiegare prima tutti questi numerini che sono abbastanza nello standard, cioè anti-tank value, lo vedremo nell'attacco ai tank, assault value, molto importante perché ricordatevi che il titolo The Last 100 Yards si riferisce a questi ultimi 90 metri che il fa tanto football americano che deve coprire la squadra o il plotone all'assalto contro il nemico. Ecco questi The Last 100 Yards, perché in effetti il sistema permette proprio l'assalto quando l'unità si trova a circa 100 yard o 90 metri, infatti ogni esagono equivale a 50 yard, prettamente americano. E infatti secondo me si rifà un po' al football americano, questo sicuramente saranno appassionato, io seguo magari distrattamente. Questo fatto all'inizio mi ha lasciato un po' perplesso, poi mi è piaciuto, ma mi chiedo ancora, e sapete perché mi è venuto il dubbio, torno in diretta. Sapete perché mi viene il dubbio? Perché coprire 90 metri all'assalto e arrivare adiacenti, certo che subisci il fuoco dell'unità, ma 90 metri, se ci pensate un attimo, sono tanti. Non so quanti di voi, qui porto un pochino la mia passata esperienza di militare, guardate che 100 metri di corsa col fucile e per andare all'attacco sono tanti. E per mettere l'assalto fino a 90 metri, ma ragazzi, mi sembra un po' eccessivo. Allora, questo però non è un'affermazione definitiva, perché bisognerebbe parlare con qualcuno che veramente ha fatto molta, magari più esercitazione di me ai bei tempi, cioè negli assalti di plotone e di compagnia, perché 90 metri sono un'eternità. 90 metri si fa in fretta a annichilire un plotone. E qui rimane il mio forte dubbio su questo assalto a due esagoni. Però vi ripeto, siccome l'ho provato nell'ultima settimana a fondo ma da solo, può darsi che questo fatto sia realistico. Sì, no, non lo so, perché guardate, in pratica vi faccio vedere in diretta, per starci a capire, già le ho piazzate le unità, perché poi alla fine dovete piazzarle. Per coloro che magari vogliono sapere dopo aver scelto la tabella, bene, ricordatevi che le unità di plotone americane iniziano da fuori mappa, entrano da fuori mappa, quindi non le vedete sulla mappa come la MG section, non ci sono problemi per lo stack, per il momento una sezione può andare con il leader e tre plotoni, e vedete questi, vado a pulire la lavagnetta, vedete questi quattro esagoni? Allora, questi quattro esagoni, praticamente ho messo dei quadrati bianchi, ma in realtà sono hidden units, perché quando andate a consultare, seguite bene, la sezione 20, e qui quando dico che il manuale
è organizzato male, perché dovete andare in cerca di quello che vi serve per il setup. E ho detto mille volte, ma questo, ragazzi, forse noi abbiamo, magari siamo malati, però il setup me lo fai capire chiaramente all'inizio del manuale delle regole e no alla fine, ok? Forse se non sei un centrocampista correre mondiale eviterei. Ecco, Narciso, ti voglio rispondere in diretta. Sì, Narciso, ti ripeto, qui nemmeno la nostra esperienza, l'ho detto, è un conto è fare assalto di plotone, compagnia e squadra in esercitazione, un conto è farlo davvero, ma davvero penso che sia ancora più difficile. 90 metri, in questo caso, in quattro, diciamo che un turno medio, poi che parleremo anche del tempo, in questo turno medio di 4 minuti riesce a coprire i 90 metri. In realtà il gioco permette, copri due esagoni, arriva adiacente, c'è la reazione del difensore, ma poi puoi fare l'assalto. Allora, se ci pensate un attimo, in 4 minuti abbiamo questo plotone che va, arriva agli adiacente, subisce qualche fuoco e si ritrova a contatto. Vi ripeto, d'accordo l'assalto dall'esagono adiacente, un pochino più scettico sull'assalto a due esagoni. Vi faccio vedere un attimo la situazione. Mi trovo qui e praticamente devo coprire le mie 100 yard. Se iniziassi il mio, diciamo, la mia fase di attivazione qui, faccio 1 e 2 e attenzione, ho coperto 100 metri, ragazzi, ma 100 metri sono tanti. Sapete quanto ci mette un MG a far fuori un intero plotone? Non lo so, però ripeto, questo è pura teoria, ma vorrei ascoltare un militare che ha fatto più esercitazione di me, ma che mi risponde con cognizione di causa. Secondo me è un pochino approssimativo, però accettiamo questa idea e proseguiamo. Torniamo, stiamo cercando di iniziare a giocare. Vi ho detto, piazziamo l'unità, il giocatore tedesco è Hidden, torno in diretta, quindi vi ho fatto vedere in queste quattro esagoni si possono piazzare le unità Hidden. Se non le mettevo Hidden, dato che siamo, attenzione, sono in building, potevo metterle in improve positions. Vi ripeto, tutte queste informazioni le trovate alla pagina 20 del manuale. E vi posso assicurare che io sono sempre abbastanza kamikaze. Dopo mezza giornata di analisi sono andato a vederle. Ma perché? Perché volevo qualcosa di immediato. Ma non immediato, non volevo leggere regole, però qualcosa di più guidato. Questo è tutto meno che un wargame guidato. E peccato, perché siccome è un gioco nuovo, ci vorrebbe proprio una guida maggiore. Però vi posso assicurare, ecco, rovescio adesso la situazione, vi posso assicurare che una volta appreso il gioco è molto molto fluido. Allora, vi ho detto della mission, vado velocemente perché voglio spiegarvi questi fattori che vanno capiti assolutamente per affrontare il gioco, perché non sono ancora entrato nella sequenza di gioco. Spero nell'ora di trasmissione di diciamo anche di farvi amare il sistema, ma di spiegarvi come si succedono le varie fasi. Ecco, c'è un Dice Roll Modifier Initiative di più 2, in questo caso l'americano inizia con l'iniziativa e ha più 2 sul dado, o meglio, ha più 2 sul dado e dovrebbe quasi sicuramente guadagnare l'iniziativa. Attenzione al Casualty Differential Limited, americano 5, German 3. Se vi ricordate, questo sistema si usa anche in Command Commander, cioè il limite di perdita americano è 5 e il limite di perdita tedesco 3. Vi faccio vedere sulla tabella di casualty cosa intendo. Voi piazzate il marker americano qui 5, e poi vi spiegherò il numeretto piccolo, e il marker tedesco qui, siamo al defender, e qui metterete il marker che parte da 0. Questa è la situazione del casualty track. Vi ripeto, è simile a Command Commander: quando uno dei giocatori raggiunge quel livello praticamente ha perso. Il Coordination Dice Roll Modifier, attenzione, qui si gioca generalmente con un dado a 10 facce dove lo 0 è 10 e non 0. Purtroppo bisogna intuirlo, perché il designer non lo dice all'inizio, che sembra una sottigliezza, ma è molto molto importante.
In ogni caso, dado a 10 facce, lo 0 è uguale a 10, coordination dice, roll modifier. Mi accorgo ora che Narciso ha cambiato avatar, grazie Paolo, ha messo Higuain, a me Higuain è sempre piaciuto come giocatore, con la maglia del Milan. Io però, Narciso, sono juventino e quindi a me piacerebbe sempre con la maglia della Juve Higuain, anche se non ha fatto delle grandi prestazioni, ma secondo me è un grande giocatore, molto intelligente fra l'altro. E dicevo, la coordination dice roll modifier è quando, invece di attivare i plotoni in sequenza, ecco, attenzione a questa definizione, il gioco prosegue con attivazione di plotoni in sequenza, a meno che fate un tiro del dado, vedete questo più 3, e il vostro tiro del dado è uguale, vedete questa coordination table, a 8 o 10, in cui con questo tiro del dado potete attivare due plotoni, ma generalmente, dato che è molto remota questa possibilità, anche se in questa missione abbiamo un più 3, quindi un 50%, l'americano invece di un plotone può attivarne due nel suo platoon activation cycle. Questo è più o meno la spiegazione del coordination dice roll modifier. Disposition of forces abbastanza semplice, vedete, basta leggere, vi ho detto, gli americani entrano da fuori mappa, e soprattutto ricordatevi che possono utilizzare una scarica di mortaio, perché poi oggi spero di arrivare a spiegarvi il fuoco di mortaio. E Mission Special Rules, American Airborne Units are Elite, attenzione, è importante perché ci sono dei modificatori positivi. E le sezioni di fanteria tedesca non possono ricombinarsi per fare un plotone, per fare una squadra. E abbiamo sezione, squadra e plotone, delle volte confondo. Poi attenzione il river, ecco, graficamente il gioco è bello, questo vi faccio vedere in diretta il colore. Questo colore blu, francamente, potevano fare meglio, farlo un pochino più azzurrino, non era un peccato. E quindi si vede che proprio non mi ha entusiasmato questo wargame, ma in ogni caso, ve lo ripeto, ci sono delle ottime idee, su questo non ci piove. Ma continuo a dire, ci sono tattici migliori e più sviluppati di questo, anche se, secondo me, la fase di reazione e controreazione è al momento una delle idee migliori che ho visto ultimamente. Tornando alla tabella missione, vi ripeto, potete partire da qua piazzando come vi ho fatto vedere in diretta, vi dice che gli esagoni half, i mezzi esagoni, vedete questi in eretto, non sono giocabili, mentre sono giocabili quelli di entrata mappa. Metto la mia mappa, ecco, praticamente il lato mappa tedesco è questo ed è importante per le ritirate e le... E qui abbiamo due termini, withdrawal e retreat. Praticamente spesso e volentieri noi in inglese possono essere considerati sinonimi, ma è withdrawal come ripiego dell'unità, cioè l'unità decide di ripiegare, quindi withdrawal, mentre retreat è l'unità che è costretto a ritirarsi in seguito all'assalto. Ecco qual è un fatto importante da capire, spesso sono simili, e sia withdrawal che retreat devono essere portati verso il lato mappa. Tornando a noi, ecco la spiegazione sommaria della mission 13, ovviamente è la numero 13 perché non ho aperto il primo volume, perché non avevo sentito parlare molto bene, ma dovrebbe essere il primo volume, dovrebbe contenere 12 scenari. E l'obiettivo della missione, lo metto qui, è una sorta di raggiungimento, vedete, the mission ends at the end of any game turn, there are no undisrupted German combat units within 4 axes of the bridge. Quindi praticamente bisogna eliminare tutte le unità tedesche o renderle, metterle in rotta, o una parte... E ha superato quel famoso casualty differential limite, vi ripeto, 5 per l'americano e 3 per il tedesco, o il final score, che vi dirò come si determina il final score. In realtà il final score è determinato dal trascorrere del tempo, e poi spero di, almeno la prossima volta, di spiegarvi come trascorre il tempo, aggiunto alle perdite. Questo, diciamo, è la spiegazione della tabella
e del gioco. Tornando in diretta al Wargame, bene, vedete il piazzamento, Hidden Units, ci sono già i dadi, abbiamo queste, le unità si segnano da, a parte, le ho messe solo per convenienza, ma in realtà l'americano non le vede, ovviamente sospetta che dentro al building ci sia qualcosa. E questi, abbiamo questi tre plotoni che entrano in gioco. Allora, vi faccio vedere, dopo che avete piazzato il vostro scenario, cosa dovete fare. Metto in evidenza, ecco, torno ai counter, non avevo finito con i counter, il primo numeretto come al solito è la forza, questo esponente è il range, questo pallino rosso è l'appartenenza al plotone. Va bene ragazzi, però sempre viva Milan, fra poco la Juve vi prende e vi supera, quindi state un attimo tranquilli, perché secondo me siete arrivati, avete vinto a Verona bene, ma secondo me il Verona, perché aveva giocato troppo bene nelle precedenti partite, guardate che secondo me arrivate terzi, vince l'Inter, seconda la Juve, terzo il Milan. E la cohesion, che è una specie di morale. Allora, questo, ecco perché ho anche criticato questo gioco. Vabbè, ma perché mi devi usare maneuver points e cohesion? Usa, come tutti i tattici, movement points e morale. Perché mi usi questi altri termini? Ma non perché non siano chiari, perché noi wargamer siamo abituati a un certo vocabolario. Quando mi cambi i termini, non mi permetti più di focalizzare. Ecco perché qualche nuova proposta delle volte va un attimo messa, si mette da parte, inconsciamente la metti da parte, anche se, vi ripeto, non è questo il problema. Ma io sto calmissimo, guardate, io sono un juventino molto equilibrato, lo dico in diretta, ecco, lo dico in diretta. Narciso, non penso, il campionato per me sono delle partite di allenamento, sai che noi juventini abbiamo la sindrome, ammazza le gufate, abbiamo la sindrome della Coppa Campioni o, come si dice negli ultimi anni, Champions League, e quindi per me esistono solo le partite. Quando gioco la Juve domani o dopodomani, io vedo solo Porto Juve, Juve Porto. Se usciamo, per me il campionato lo può vincere anche il Milan, ma francamente non è quello che mi preme dopo 9 scudetti. E il problema della Juve è proprio la Champions League. E dicevo, voi almeno l'Inter l'ha vinto nel 2010, il Milan però non mi ricordo quando, mi pare che l'ultima l'abbia rubata, nel senso buono, abbia battuto la Juve ai rigori con il famoso Shevchenko, mi pare, non so, l'ultima volta che il Milan ha vinto la Coppa Campioni contro la Juve in finale a Manchester, confermate in diretta, così facciamo un po' i calciofoli. Dicevo, torniamo in diretta, ecco, siamo all'inizio del gioco e chiaramente che cosa facciamo? Qual è la prima azione? Allora, vi metto in evidenza la sequenza di gioco al punto 5, in questo caso posso dire che è molto ben spiegata, insomma diamo a Cesare quel che è di Cesare, e la fase iniziativa, che è anche spiegata in maniera troppo prolissa, giusto, tiriamo il dado e vediamo chi fa il numero più alto per avere iniziativa, ma la cosa importante è la capire, perché questa è la novità, Activation Phase. Praticamente, se riuscite a capire l'Activation Phase, siete già alla comprensione del 50% del gioco. Che cosa significa? Significa che in questa Activation Phase, chi ha preso l'iniziativa, quante partite aveva? Beh ragazzi, però adesso non mi portate i discorsi del bar. Dicevo, nel momento in cui fate l'attivazione, vedete, ve lo vado a leggere e tradurre: the active player conducts actions with units of friendly activated platoon, o naturalmente platoons, se abbiamo vinto quel famoso abbiamo fatto, siamo riusciti a fare quel tiro al dado per coordinare due plotoni. Non è il nostro caso. Quindi dobbiamo, il giocatore di iniziativa, in questo caso l'americano, va a leggersi la Platoon Activation Procedure. Ed ecco qui la novità, scusate, facciamo così, la novità del sistema. È un sistema a livello di attivazione plotone, ma all'interno non dovete attivare tutto il plotone, potete attivare una o più squadre e l'altra la potete tenere in copertura. Ecco, questo secondo me è una delle idee migliori, perché questo Platoon Activation Cycle, e vi ripeto, se non funziona il coordinamento,
Vedo un protone che agisce e l'altro che viene attivato dopo. Dovete sempre pensare però a un turno di gioco in cui ci sono delle contemporaneità. È chiaro che per necessità noi spezzettiamo il sistema. In questo Platoon Activation Cycle, in cui andiamo ad attivare un protone, diciamo che vado ad attivare il primo protone, eccolo qui. Abbiamo, metto da parte i due protoni che sono ancora fuori mappa, eccolo qui. Allora, qui è bello perché in questo caso, come al solito, il fascino dei tattici è mettere l'unità, o meglio, pensare alla situazione, che è una situazione classica. È un building in cui probabilmente, attenzione, vi riporto che queste unità sono nascoste, quindi questo protone sta avanzando, sta camminando lungo la strada e si ritrova con un edificio in vista. Ovviamente, siccome siamo in campo nemico, questo edificio potrebbe essere stato preso come riparo. Mi viene in mente adesso, e voglio andare a cercarvelo in diretta, un film che ho visto ieri, The Battle, un film ambientato in, eccolo qua, The Battle of Long Tan. Vediamo un po' se... A me è piaciuto molto, vediamo un po'... Ah, scusate, Battle of Long Tan, e il titolo è Danger Close. Vado a mettere, guardate, scarico l'immagine e la metto in evidenza perché mi piace anche con voi parlare di film, la voglio mettere in evidenza, perché questa immagine, o meglio, questo film ho visto proprio ieri sera, non l'avevo ancora visto, non so se avete visto questo film dal titolo Danger Close, lo vado a prendere, ecco, vediamo un po' se trovo Danger Close, un film su un battaglione australiano. Ovviamente non lo trovo, vediamo un po' dove l'ho scaricato. Danger Close è qui in Downloads. Un attimo, signori, che aggiungo la locandina del film per farvi proprio vedere. Vediamo qui, non lo trovo, ragazzi. Vediamo se ho un attimo di indecisione. Sta nel folder. Ah, l'ho messo nei documenti. Bene, Casus Belli. Vedete, sto facendo velocemente sto cercando di ritrovare il file, vediamo un po', Casus Belli, e vado a mettere, eccolo qua. Ecco, metto in evidenza questa immagine, questo film che ho visto proprio, The Battle of Long Tan. Siamo nel 1966 in Vietnam, e sono soldati australiani e neozelandesi alle prese con l'esercito nordvietnamita. Questo film, al di là che poi secondo me è anche valido dal punto di vista militare, perché fa vedere bene una organizzazione a livello di battaglione, compagnia, plotone, ecco, vedendo questo film, e vi ripeto, la prima parte si vede proprio come si organizza una avanzata a livello di compagnia, ma per plotoni. Ed è questo che, mentre vedevo il film ieri sera, devo dire che ho rivalutato questa attivazione per plotoni all'interno della compagnia, perché in realtà sappiamo benissimo che il battaglione è, a livello sul campo di battaglia, è un'unità a sé stante durante la Seconda Guerra Mondiale, autosufficiente, e ha permesso sia il tedesco che l'americano di insomma conseguire notevoli risultati. Ma poi il battaglione, con la compagnia, quando ha bisogno di un'analisi, una esplorazione a livello tattico, manda la compagnia. Ma cosa fa la compagnia? La compagnia, che vi ripeto, in questo caso abbiamo la compagnia Airborne, che è costituita da 3 plotoni, manda in avanscoperta un solo plotone. Allora, questo è molto molto realistico. Attenzione, sto facendo il parallelo con Danger Close, ma devo dire che se avete voglia e diciamo desiderio di vedere questo film di guerra, mi è piaciuto, devo dire, vedete proprio che la compagnia in esplorazione a un certo punto si divide per plotoni.
Perché? Perché manda un plotone in avanti, in avanzata, un plotone a copertura e il plotone, diciamo, compagnia, il plotone comando rimane arretrato. Ed è quello che può succedere in questo scenario. E infatti mi piace poi, tornando alla sequenza di gioco, che questo wargame riprenda proprio questa idea della compagnia in una scoperta, vi ripeto, siamo a un livello di scala molto piccolo, che si attiva per plotone. Quindi è molto realistico avere il plotone in avanzata. Ma questo plotone in avanzata, ecco, vi faccio vedere. Noi attiviamo il plotone, ma ragazzi, il bello di questo sistema è che non devo attivare tutto il plotone, ma posso attivare una squadra di questo plotone, mandare nella scoperta e tengo, non dico in riserva, le unità, ma le tengo dietro. Ecco cosa succede nel gioco. Quindi sto usando il primo plotone col sottotenente, fatemi vedere il nome, col sottotenente Higgins. Il sottotenente Higgins avanza, ecco, avevo fatto il mio precedente modello, si basava sull'uso del mortaio, lo userò dopo perché altrimenti non riesco a farvi vedere le dinamiche del gioco, perché anche l'uso del mortaio richiede una diciamo una spiegazione abbastanza lunga. Ecco, il plotone fa 1-2, vi faccio vedere di quanto muovono le fanterie, non ve l'ho ancora detto perché sul marker non ci sono. Beh, basta guardare sulla tabella, fatemi vedere, sulla tabella 2, e vedrete che le units non vehicular si muovono di 3 esagoni, ok? 2 a prescindere. Allora c'è pure Magnum PI. Paolo, oggi sei in forma, si vede che sei contento per quanto riguarda l'uscita del tuo wargame. Quindi le unità hanno mosso di, muovono 1, 2 e li faccio muovere 3. Voi mi direte, ma scusa, il tedesco cosa fa? Non reagisce? Bene, allora, prima particolarità, attenzione, non attivo tutto il plotone, ma attivo una sola squadra. Gli altri rimangono disponibili, attenzione, quando dico rimangono disponibili potrebbero reagire o essere attivati dopo, perché siamo nella fase di attivazione di un singolo plotone. È tutta la compagnia Able partecipa, ma vi ricordo che si attiva un plotone in sequenza, quindi il primo plotone, secondo plotone, terzo plotone della compagnia Able. In questo caso, siccome siamo in terreno nemico, ho questa unità alla mano in una scoperta. 1, 2, 3. Ho finito la mia azione. Cosa succede? Ecco qual è la particolarità del gioco. Non è il difensore che dichiara alto, voglio fare qualcosa. No, se il giocatore decide che questa è la sua prima attivazione, è contento così, dice ora tocca a te reagire, cioè chiama il difensore alla reazione. Quindi abbiamo raggiunto questa posizione e il tedesco potrebbe reagire. Allora, qui vi dovrei dire che c'è una regola, ve la posso anche dire, quando un'unità arriva a 3 esagoni da un building, l'unità che è nascosta diventa conceal e non più hidden. Adesso lascio il marker bianco, vi farò vedere la prossima volta che praticamente quando si arriva a 3 l'unità perde il suo conceal. Ecco, diciamo che siamo arrivati, tocca al tedesco, diciamo che il tedesco decide, potrebbe il tedesco dire passo, attenzione, però il tedesco non dice passo, vuole sparare, decide, potrebbe anche ritirarsi, attenzione, nelle sue azioni, e vi ripeto, quando l'unità è stata attivata basta per quel turno, fa solo un'azione. Questo adesso tolgo, sono sempre hidden, ma questa unità reagisce sparando, eccola qui, attenzione. Ma quando dico questa unità reagisce sparando, beh, non sono stato molto, diciamo, molto corretto. Perché in questo gioco prima avvengono tutti i movimenti, tutte le varie azioni e reazioni, e poi alla fine di tutte le attivazioni c'è la fase di fuoco. Ecco qual è la prima particolarità. Vi rifaccio vedere la sequenza di gioco.
La fase di attivazione è composta da una serie di attivazioni e reazioni sia del non active player, ma la reazione del non active può poi chiaramente attivare la reazione dell'altro giocatore. Cioè è una serie, il turno è una serie di azioni e controreazioni. Se ci pensate un attimo, questo è veramente bello, aggiunge tanta dinamicità al gioco. E vi posso assicurare nemmeno tanta, diciamo, complessità. Dovete solo capire che potete reagire o meno, e quando avete finito l'attivazione di tutto il plotone, non è che tocca l'altro giocatore, no, ci sono le attivazioni degli altri plotoni. Quindi che cosa è successo? Questo è il bello di questo sistema. Abbiamo deciso, perché non siamo matti, di mandare alla scoperta una squadra che si prende il fuoco, sì, perché non possiamo far avvicinare la squadra. Allora, datemi un attimo che prendo dei marker, perché mi sono necessari per farvi capire cosa succede in questa fase. Vado ad aprire, prendo i marker, ecco qui, perché vi voglio spiegare. 2, 1, ecco, voi pensate cosa sto facendo, ve lo faccio vedere in diretta. Sto tirando fuori i marker del fuoco Small Arm Fire. Ecco, un concetto che voglio inserire è che c'è il fuoco chiaramente dei mezzi, c'è il fuoco delle armi, diciamo, portatili, compreso il Mortar Fire. Allora, se vedete, ho tirato fuori i marker verdi che servono per indicare il fuoco delle, diciamo, delle MG e delle armi personali. In questo caso sparano, però attenzione, sparano vuol dire che si piazzano gli effetti del fuoco che verranno risolti nella fase successiva. Vi faccio vedere di che cosa sto parlando. Vediamo un po' se trovo subito, ecco qua, qui ho i vari modificatori, perché adesso vado a spiegarvi i vari modificatori. Allora, in diretta vi faccio vedere le due unità che sparano, che devono fare due fuochi separati, non c'è cumulo. In pratica, se vedete, vediamo un po', vado a fare un clear whiteboard, ecco, vedete, ho messo le due unità che sono sempre, adesso non sono più hidden, ma sono concealed. Allora, diciamo che spara la mitragliatrice. Allora, vi ho già detto, la mitragliatrice è una 1-12, quindi una 1-12 cosa significa? Vado sulla tabella, tabella 1, e Small Arms Fire DRM Table. In questo caso dovete determinare quanti punti fuoco finiscono nell'esagono obiettivo. Allora, dovete imparare che questo 4, 8, 10, 12, 15 indica il raggio dell'unità, l'AMG a raggio 12. Quando è a, qui siamo a 3 esagoni, vedete, un'unità che ha raggio 12, 1-3, non ha modificatori negativi. Quindi vuol dire che al momento, se vale 1, userà un, diciamo, il suo valore di fuoco è 1. Poi vedete tutti questi modificatori, vi invito a leggerli una alla volta, niente di particolare, diciamo che vi danno la possibilità al difensore di decrementare la forza di fuoco. In questo caso, siccome vale 1 questa unità, fatemi vedere, Night, Enfilade, Target Density, niente di che, e vado solo a controllare, perché attenzione, dovrebbe esserci un più 1 per l'avanzata in clear. Ecco, questo sono sempre quei dettagli, non mi ricordo, mi pare che ci sia un più 1, quindi sparerebbe con 2, ma adesso la faccio sparare con 1. Questa unità dal valore 1 a 3 sparerà qui con 1, eccolo qui, aspettate che prendo il numero 1, ecco, ho fatto così, piazzo il fuoco possibile della mitragliatrice. Vi ricordo, questa fase di fuoco sarà risolta dopo. Spara anche la nostra fanteria. La nostra fanteria è una unità che spara con forza 1 a raggio 8. Quindi cosa significa? Significa che, vado a farvi rivedere la tabella, e wow, tabella 1, ecco, è sempre un'unità da 8, a 1-2 esagoni 0, a 3 esagoni, in questo caso è un'unità che fa fuoco fino a 8, a 3 esagoni meno 1, quindi non sparerà con 1, ma sparerà con 0,
Ecco, devo prendere un marker 0, perché anche con 0 si tira. Allora, un attimo che sto cercando uno 0, ovviamente non lo trovo. E vediamo un po' se trovo il marker 0 fra i miei, la mia countersheet. Non lo vediamo un po'. Un verde, ecco perché vi ricordo i marker verdi, ecco li vado a prendere, scusate l'incertezza ma non l'avevo preparato, vediamo se riesco a reperirlo, sì, datemi tempo, pazientate un attimo, eccolo qua, e piazzo in diretta sulla tabella, attenzione vado Wargame, faccio 0, ovviamente non dovete ancora risolvere nulla. Qui abbiamo 1 e 0 che colpiscono questa povera squadra che sta andando in una scoperta. Il bello adesso del gioco è chiaramente il tedesco adesso non ha assoluta idea di attivare queste tre unità 3, 4, 5, 6, 7, 8, qualcuna potrebbe arrivare a colpire ma rimane nascosto e dice io con la mia fase di reazione l'ho finita, adesso tu puoi controreagire, perché nella sequenza di gioco dopo che ha reagito il giocatore per quello che poteva c'è la reazione del giocatore attivo, può reagire una volta che ha finito con le sue reazioni. Allora continua praticamente a diciamo c'è una reazione e controreazione. Voi mi direte vabbè ma non potevi attivare le altre due squadre? No, io adesso che cosa faccio? Uso queste due squadre per entrare, guardate perché purtroppo sono fuori mappa, questo scenario non prevede il fuoco da fuori mappa e queste unità, tanto per starci a capire, entrano diciamo in forza perché vogliono andare subito all'attacco e fanno 1, 2, 3. Vedete, ho mosso tutto il primo plotone. Attenzione, nel mio precedente test avevo usato i mortai per fare fumo. Non l'ho fatto in questo caso, ma vi farò vedere che l'alternativa a questa avanzata un po' scellerata era lanciare o utilizzare il mortaio con proiettili fumogeni in maniera tale da decrementare i valori di fuoco. In ogni caso, 1, 2, 3. Queste unità hanno già reagito, quindi io ho fatto la mia fase di reazione e ho praticamente il turno è praticamente finito. Infatti, nella sequenza di gioco, Active Player Reaction Segment, poi abbiamo Remove, vabbè, tutto quanto riguarda, ho finito la mia fase di attivazione protone, perché, vi ripeto, sto attivando i protoni in sequenza, quindi ho attivato tutto il primo protone, il tedesco ha reagito, ho reagito con l'americano, chiamerei anche il tedesco a una controreazione, ecco la bellezza, no? Io reagisco, potevo anche fare così, guardate. Reagivo con una squadra qui, chiamavo il tedesco a reagire, ma questo non lo può più utilizzare perché ricordatevi dovete pensare a un turno in contemporanea, quindi chiamavo con una reazione al tedesco, il tedesco passava, io non passavo, muovevo ancora con le altre unità qui dal primo plotone, vedete, e dicevo adesso tocca a te reagire e vi ripeto se il tedesco vedesse le brutte magari potrebbe attivare le unità che abbiamo qui nelle retrovie a circa 800 metri che non sono pochi e invece l'americano continua ad attivare l'unità, vedete 1, 2, 3, ok no questo è troppo, avanzo ancora, mi sono portato a due esagoni, avanzo con la MG section e il comandante fa 1, 2, 3 e avanza qui, ecco vedete potevo avanzare con tutte le unità ma non sarebbe cambiato nulla perché in questo caso queste unità hanno già fatto la fase di reazione, in realtà potevo reagire con la mitragliatrice e tenermi per una possibile fase di reazione quest'altra unità. Ho voluto farvi vedere diciamo come si alloca il fuoco e vi ripeto non si sta risolvendo niente, è finita la prima fase, l'attivazione del primo plotone. Adesso non è finito il turno, ma ovviamente bisogna mettere in gioco il secondo plotone. Voi mi direte, è fuoco? Attenzione, pensate a una mossa completamente in contemporanea, quindi questo movimento dei plotoni uno dietro l'altro, velocissimi,
e quindi non si risolve ancora il fuoco. In tanti tattici avete chiaramente visto che si attiva l'unità, l'unità opportunity fire o defensive fire, e si risolve immediatamente. In questo caso la particolarità finisce tutte le attivazioni che sono, si intersecano l'uno con l'altra, e poi c'è la fase di risoluzione fuoco. Mi fermo qui, in quanto ho cercato di spiegarvi in maniera molto approssimativa ma concreta quello che succede in questo tattico. Vi ripeto, questa fase mi piace particolarmente perché è una fase di reazioni o controreazioni. In realtà io, se l'americano, vedete, potrei anche cambiare modalità, avanzo con questa unità, dico tocca a te tedesco, reagisci, e il tedesco magari vede che queste due unità hanno già reagito, allora se ha in linea di vista le unità che sono entrate potrebbe decidere di attivare queste unità e sparare, potrebbe anche farlo perché vi ricordo che è una FLAC 38. Ecco la bellezza, io in questo caso ho deciso di mantenere hidden le unità. Quello che è importante è capire la fase di attivazione che si attiva per plotone. Se avete una compagnia c'è l'attivazione sequenziale dei plotoni, il giocatore che non ha iniziativa agisce per reazione ma fa sempre un'azione possibile che è movimento, che è ritirata, o meglio ripiego per distinguerlo dalla ritirata che avviene in assalto, o chiaramente una più generica fase di fuoco. E la fase di fuoco non viene risolta nel momento dell'attivazione del plotone, ma viene risolta, finisco, viene risolta nella fire resolution phase. Tant'è vero che la prossima volta, e non so se mercoledì tornerò, ma vorrei alternare. Devo finire Fighting Formations anche per darvi un'idea. Ecco, questo tattico mi serve anche per riportare in auge Fighting Formations, ma per farvi vedere come questo designer ha pensato all'attacco di compagnia, di plotone, di squadra o di sezione. È una bella idea? Sì, secondo me. Già però questa fase di risoluzione devo cambiare modalità, perché siamo abituati a risolvere subito il fuoco e poi vedrete come si risolve, e la risoluzione è abbastanza semplicistica. Spero che sia stato abbastanza chiaro, vi ripeto, è un sistema nuovo, quindi richiede sempre un pochino di insomma di apprendimento, proprio perché usa anche dei termini nuovi, ma se avete seguito la mia spiegazione, se sono stato esaustivo, dovreste un attimo adesso avere un livello di difficoltà decrementato. Concludo prima la diretta video, e non vi ho fatto vedere la casualty track nel time track, tornerò la prossima volta. E la sequenza di gioco, sono arrivato a definire l'activation phase che avviene per plotone, d'accordo, e la fase di fuoco che poi magari comprende la fase difensiva, la fase di fuoco difensiva viene risolta in terza fase, e poi avremo la controversa fase di assault, la fase di assalto che viene eseguita dalle unità adiacenti o, come dicevo, a due esagoni. Tabella 1 la riprenderemo perché basta, ma nulla di difficile. Vi ripeto, il sistema, una volta capito, scorre a meraviglia, e magari qualche regoletta devo ancora approfondirla io stesso, ma devo dire che il sistema è veramente assodato. Torno alla diretta di dell'Ass and the Yards del giorno. Torneremo mercoledì, vi ripeto, non so, con la seconda parte di questo gioco, con Fighting Formation. Forse tornerò proprio con Airborne Over Europe, ancora più approfondito, ancora più chiaro, proprio sempre mirante alla diffusione del wargame anche come strumento formativo. Vado con la sigla finale, rimango però in diretta col podcast e vi saluto, e ancora a mercoledì, via con la sigla finale del Giannizzero Nero video. Ciao! Bene ragazzi, ho tolto il microfono alla diretta video, stanno scorrendo la sigla finale, poi andrò a vedere, come diceva Bruno, che era un po' a scatti, poi vediamo un po', forse ho caricato troppo il video, sono curioso di verificarlo. In ogni caso ci vediamo mercoledì sono indeciso se continuare la mia spiegazione di Last 100 Yards, e presumo che continuerò con questa spiegazione, e
rimanderò Fight Informations alla settimana prossima. Venerdì, grande appuntamento di nuovo con SPI, con Full the Gap e l'ultimo gioco di Tai Bomba, che proviene dal Modern War numero 51, con attacco a Francoforte. Ecco, sto aspettando che finisce la sigla video. È stato un piacere, ragazzi, vi saluto tutti, sempre un grande abbraccio, spero di incontrarvi virtualmente mercoledì in questo anno di pandemia. Questa possibilità che mi dà il podcast e il video di parlare con voi è impagabile, quindi continuerò a lungo a intrattenervi col wargame. È un piacere anche parlare con voi anche della Juve. E Narciso mi diceva: abbiamo vinto anche con Liverpool vendicando la sconfitta di Costantinopoli. Ecco Narciso, l'avevo già cancellato perché io ricordo solo la Juve. Grazie ragazzi, vi saluto. Ecco, metto la schermata video finale e chiudo anche col podcast, vi ringrazio. Ai 666 continuano questi 600, trovatemi un follower da 667, perché questo 666 è abbastanza preoccupante, però va bene, sono ben 666, continuo questo numero del demonio. No della Juve, no please. Vabbè ragazzi, lo so che non mi amate, però sono un juventino molto equilibrato, ammetto tanti miei errori. Ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì, è sempre un piacere, un grande abbraccio, via con la sigla Dance of the U-Boat di Akash Gandhi. Ciao ragazzi.